Eccolo. Ciao ragazzi, partiamo subito. 14esimo video Call of Duty Modern Advanced Warfare. Vai. Il mondo si pone una domanda: perché ho attaccato gli Stati Uniti? Per più di un secolo gli Stati Uniti hanno tenuto il mondo in un perenne stato di conflitto. Più e più volte abbiamo visto gli esiti catastrofici di queste politiche militariste e belligeranti. Queste guerre non hanno mai portato alla pace. Queste guerre hanno soltanto alimentato altre guerre. Gli Stati Uniti hanno dettato la linea solo perché erano i più forti. Ma ora non è più così. Non è l'inizio di una guerra, ma la fine di tutte le guerre. Dopo San Francisco, il mondo libero si era rivoltato contro Atlas. Iron si era chiuso nella sua base di New Baghdad, tagliando qualsiasi contatto. Entrambe le parti sapevano che cosa aspettarsi. Dovevamo volare con la 37esima aviotrasportata nella fase iniziale dell'assalto, per poi separarci e infiltrarci nel centro di comando di Atlas per prendere Irons. Per Cormac era la fine di un viaggio. Un giorno che aspettava da 5 anni. Cambio di programma. Dovrete spostarvi da nord-est e coprire la squadra blu mentre sorvola il bersaglio. Ricevuto. Credo avremo vita facile. Fossi in te aspetterei a dirlo. Non mi giocherò tutte le carte in una volta. Avremo un solo tentativo per catturarlo. Sarà sufficiente. Lo so. E non provate a morire, non prima di aver trascinato Irons davanti all'AIA. Non vedo l'ora, signore. Ok, buona fortuna. Non c'era altro da dire. Sapevamo che cosa andava fatto. Era l'inizio della fine. Almeno per uno di noi. Kingpin, Sentinel 2-1 verso APC, Romeo Victor Naut, 5000 piedi. Ricevuto. Mantenere volo radente fino a New Baghdad. Kingpin, chiudo. Unità Sentinel, ascoltate. Ingaggiare chiunque sia privo di segnale Sentinel. Due nemici in vista. Ore 12 in basso. Cominciamo a fare. Procediamo al sorvolo offensivo del punto di io. Tutto in meno. Imboscata, direzione 315. Mi puntano. Occhio ai trattanti. Grazie per la copertura. Mi è salvato. Attenzione ai detriti. Mi arrivano altri dal crinale. Ore 2. Attacco annullato. Il supporto aereo resterà in zona. Corrente pochi pensai. Mitchell, occhio alle ali. Mitchell, resta nella gola. Contraerea. Dai basso, usa il blower per passare. Droni Phalanx davanti. Mitchell, meglio stare basso. 4 velivoli in inserimento a ore 12. Turbo Polonca. Rosso. Mitchell, stai giù. Mitchell, resta almeno 5000. Bersaglio distrutto. Ottimo. Dietro di te, Mitchell. Occhio ai masti! Mitchell, presto almeno 5000. Dietro di te, Mitchell. Peccato. Siamo sul piano. A bordo 6. Diga idroelettrica in vista. Punta quei supporti e colpiscili con i missili. C'è mancato poco. Colpo diretto. Attenzione ai detriti. Attenzione, 2-1. Se non possiamo avere la difesa in zona.
8-0-1. Difese aeree nemiche a 1,5 km. Avvio sequenza di lancio. Pilota automatico inserito. Lancio riuscito. 1200 metri al bersaglio. Riduzione emissioni energetiche. Entriamo in modalità furtiva. Ricevuto, 01. Siete invisibili. 2-1. Direzione 315 a quota 2400. Bersaglio a 2000 nautiche di distanza. Passo. Connessione alla rete del campo di battaglia. Il bersaglio principale è il centro di comando da cui Irons dirige le operazioni di Atlas. La città è difesa da una serie di torrette antiaeree. Vanno distrutte, o possiamo scordarci il centro di comando. 200 metri al bersaglio. Scollegare e prepararsi all'atterraggio. Scendiamo. Tenetevi forte. Decelerazione.
Mitch, ma non è finita. Contatto, terzo piano dell'obiettivo. Eccola, in avvicinamento. Distruggetele! Roger, luce verde all'ingresso. All'attacco!
posizione. Sinistra. Nemici a sinistra. Fornite nuovi bersagli e noi cambiamo la strada.